iniziamo un percorso oggi con delle storie fatte di immagini e di racconti. È una sorta di racconto storia per immagini. Allora, siamo a 2500 metri, metro più metro meno, siamo a Seceda, sopra Ortisei, siamo dietro di me ci sono le Dolomiti, panorama incantevole, straordinario, si vede praticamente, credo che sia uno dei punti più alti di queste catene montuose. Arrivare qui ti dà una sensazione di grandezza, di immensità, di infinito, di potere, potere nel senso di quando si ha quella sensazione di aver superato un ostacolo, una fatica, aver scalato una montagna, in questo caso lo abbiamo fatto realmente. Ma quello che mi piace sottolineare in questo momento è che cosa si prova durante, prima, durante e dopo. Prima c'è l'incertezza, c'è il dubbio, c'è anche la pigrizia, c'è la voglia di, come dire, di fare una cosa più semplice, più facile. E poi però c'è qualcosa che ci stimola e ci fa andare oltre, ci fa incamminare. E allora iniziamo questo percorso, questa salita, e una volta arrivati in cima, dopo tante soste, tante difficoltà, anche ripensamenti, arrivati in cima abbiamo questo risultato meraviglioso, affascinante. Allora pensiamo, quello che mi interessava in questo momento raccontare non è tanto l'eccezionalità, non è tanto questo momento, fra virgolette, eroico, no? Essere riusciti a superare una difficoltà, una pigrizia e aver raggiunto una vetta così alta in questo momento, almeno da un punto di vista dell'altitudine. Pensiamo a quante volte invece noi ci fermiamo di fronte a degli ostacoli nella vita quotidiana. Pensiamo a quante volte invece rinunciamo ad affrontare quella fatica, a superare quella pigrizia e rinunciamo ad andare a vedere le cose dall'alto, rinunciamo ad andare a vedere le cose da un altro punto di vista. È sempre impegnativo spostarsi, è sempre impegnativo uscire da quella zona di comfort su cui abbiamo costruito tutte le nostre certezze. Salire in quota per vedere dall'alto, salire in quota per superare i propri limiti, è una cosa che non facciamo spesso. Allora, ogni tanto però tutti quanti noi, non solo io in questo momento perché non ho niente di eccezionale, non sono sicuramente uno scalatore e neanche un amante della montagna, però credo che ognuno di noi nella vita quotidiana riesca a ottenere dei risultati eccezionali in vacanza, in momenti particolari. Il problema è che li lasciamo lì, in quel momento specifico, in quel momento eccezionale della vacanza, della storia, come dire, eccezionale. Invece quello che dovremmo fare è prenderlo come insegnamento, come modello, come esempio, come apprendimento e distribuirlo in tutto quello che è il nostro tempo quotidiano. Cioè, come possiamo vivere in maniera, come dire, distribuita, equamente distribuita nell'arco delle nostre giornate, nell'arco della nostra quotidianità, questa voglia di superare ogni giorno una vetta, superare una difficoltà, raggiungere una vetta, superare un limite, raggiungere qualche cosa che sta oltre quello a cui siamo abituati. Questa è la cosa che mi sento di condividere con voi oggi e a cui ho pensato appena sono arrivato qui vedendo questo bellissimo, meraviglioso panorama. E adesso chiedo a Marzia, che sta riprendendo, appena mi congedo da voi, di fare una panoramica per farvi vedere dove siamo. Portiamo nelle nostre vite quotidiane il risultato di quei momenti eccezionali che ci sono, andiamoli a prendere, andiamoli a, come dire, enumerare, ma poi prendiamoli nella sostanza e distribuiamoli in tutte le nostre giornate, facendo ogni giorno una piccola scalata, ogni giorno una, come dire, dimensione che ci porta oltre, sopra, e ogni tanto fermarci per vedere la nostra vita dall'alto e vedere come si sta evolvendo, vedere come si sta strutturando, come sta crescendo. Questo è il mio augurio per voi da 2500 metri di altezza. A presto. Ciao.